Sì, buonasera, benvenuti in diretta su forzapescara.tv. Questa sera non siamo nella nostra abituale location, cioè nel nostro studio, ma ve l'abbiamo annunciato sul nostro sito, che eravamo in diretta dal Bar Aledice Pagatti per l'inaugurazione del Club Delfino Pescara 1936. Luciano Rapa e Donato Giampietro inquadrati in questo momento. Buonasera a tutti. Buonasera, Buonasera, buonasera Luciano, fammi sentire il tuo microfono, visto che buonasera. buonasera. Mauro, gira la telecamera perché noi abbiamo appena iniziato, ovviamente aspettiamo ospiti della Pescara Calcio. Vediamo adesso il club che è in pieno fermento. Vedo un personaggio lì in mezzo che è tutto un programma. Ciao Gianfranco, buonasera. Buonasera. No, 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 assolutamente, siamo in diretta, ma va bene uguale. Non è la televisione, non è la televisione, è internet. E noi naturalmente, voi sapete che forzapescara.tv il lunedì sera dà questo abituale appuntamento con Gianni Lussoso, con Pronto Pescara, mentre questa sera analizzeremo ugualmente l'impegno del Pescara che c'è stato sabato scorso a Bergamo con l'Atalanta. Lo faremo aspettando ospiti del club, ospiti della Pescara Calcio che arriveranno, ai quali voi da casa, naturalmente noi essendo su internet, potete assolutamente mandare il vostro, la vostra domanda, le vostre opinioni. Prego, Rapa, la parla a te. D'accordo Luca, buonasera Buonasera, Donato. Questa Sì, sera è versione. basso, ma io volevo fare le prove prima, prego, È puoi provare. basso, è alto, Sì, vedi? Va bene, ok, va prego. bene. È basso, è alto. Ci troviamo in questa nuova realtà, secondo me, del Pescara. Realtà che fanno sempre piacere, Luciano, perché l'entusiasmo che si rinnova, un entusiasmo che cresce dopo la promozione, dopo la rinascita dal fallimento. E come ricordavi bene tu, è il primo club inaugurato dopo il Tra l'altro, scusami, fallimento. Donato, con una nota di tristezza questa sera, perché lo Sì. sappiamo, ci associamo al lutto che ha colpito il mister Di Francesco. Noi Ah, quello l'abbiamo sì. scritto anche nell'home page del nostro portale, quindi. Sì, purtroppo c'è stato questo lutto in casa di Francesco. Ci uniamo, ci sentiamo di unirci alle condoglianze di tutti quanti alla famiglia del mister. Comunque questa sera doveva essere una serata di festa, sarà chiaramente. Cerchiamo nel nostro piccolo di. Sì, sarà comunque una festa in tono minore proprio per questo triste accadimento, però siamo qua e cerchiamo di tenere unita la passione Sì. biancazzurra nonostante Ti tutto. stavo dicendo prima che questo quindi è il primo club inaugurato dopo la rinascita dal fallimento. C'erano stati qualcosa si era mosso qualche anno fa, poi invece dopo il rinnovo di questa società qualcosa sta cambiando, insomma. Assolutamente sì, facci fare questa nota un po' sborona, è anche il primo club che vede la Sì. nascita in diretta Vabbè, internet. vero, diciamo anche che è la prima volta anche per noi che ci troviamo così, in una parte diversa del nostro pubblico, e quindi almeno io sinceramente sono un po' distratto da quello che E succede non ti devi al distrarre di là delle perché telecamere. Sì, abbiamo dei può microfoni darsi, può da direzionali, sentiamo solo noi. sì, può darsi che fra 2 minuti la cosa vada molto meglio, E sì, allora almeno per quanto mi riguarda. non distraiamoci Volete del subito club. dei commenti che arrivano? Sì. Allora, arrivano subito dei commenti. Il primo è scritto da Hermes che dice: la partita con l'Atalanta dimostra che acquistando un giocatore davvero di qualità si sarebbe potuto andare davvero ai playoff. Se si fanno ingenuità del genere non sarà facile. A mio modesto parere, la campagna acquisti di gennaio è stata inutile, eccetto forse il ragazzo, ma in prospettiva futura, forse. Si riferisce a Giacomelli. Sì, si riferisce sicuramente a Giacomelli, però mi sembra abbastanza prematuro definire fallimentare la campagna acquisti di gennaio dopo appena una partita, no, Donato? Ma no, fallimentare perché? Fallimentare, no, Hermes, Sì, no. dice così. No, fallimentare no, non ci siamo proprio, anche perché Bucchi ha giocato 45 minuti Più più un altro 10, sì. spezzone.
Diamutene ancora non lo vediamo. E lo vedremo. Giacomelli... Inutile, scusa, dice inutile. Inutile. Ah, inutile. Inutile. Beh, inutile, inutile no. Cioè, in questo senso sono sinonimici inutile e fallimentare. Sì, anche perché innanzitutto non li abbiamo ancora visti bene. Giacomelli l'abbiamo visto sabato. Diamutene ancora non lo vediamo. Bucchi l'abbiamo visto per pochissimo. Inutile, io credo che la campagna sia stata di rafforzamento. Poi può darsi che a giugno la definiremo inutile. Ah, assolutamente sì. Intanto scusatevi, siccome stasera coinvolgeremo ospiti, vai Gianfranco, vieni qui con noi. Vedi, è la prima volta che c'è una diretta internet in un club ed è la prima volta pure che Gianfranco Semproni sì. Si siede con noi. Siamo in diretta su internet in tutto il mondo. Visto? Allora, coinvolgiamo subito gli ospiti stasera che sono così, come arrivano, arrivano. Gianfranco, un ospite via web ci diceva che la campagna acquisti secondo lui è stata inutile, secondo te? Ma non credo inutile, no, è stato preso questo Giacomelli e altri due sono stati, hanno ritenuto la società due prestiti buoni, Diamutene che per esempio già sabato ci serve questo giocatore nella speranza che sta bene e poi abbiamo questo Bucchi che l'età è l'età, l'età non è che passa solo per me, anche per questo ragazzo forte lo è stato, però qui deve sempre dimostrare, se non sta al 100% difficilmente può darci la mano. Io credo molto invece nei nostri giocatori che abbiamo sempre avuto, Ingangi, Sansovini, la vecchia guardia che se sta sul pezzo per noi facciamo sempre il massimo risultato, se stanno sempre sul pezzo. Gli innesti nuovi, sì, questo ragazzo Giacomelli forse ci può dare una mano, ma gli altri, Diamutene, poi credo fortemente nella squadra che Di Francesco ha modellato dallo scorso anno. Oggi abbiamo scritto un editoriale dicendo nessun dramma, però il mese di febbraio sarà decisivo, concordo? Sì, concordo, è decisivo, il fatto che io l'altra sera ad una trasmissione dicevano che se il Pescara in questi, bisogna capire che in questi 40 giorni ha giocato solamente 3 volte. Esatto. Poi però mi dicono che si gioca sempre ogni 3 giorni. Allora ho fatto una domanda, c'era il preparatore atletico e gli ho chiesto, ma scusa, come si imbusta questa questione? Si giocano troppo, che stanno stanchi, si giocano che non hanno il ritmo, quindi facetemi capire come bisogna risolvere questo problema. Mi ha dato una risposta molto vaga dicendo, ma sono ragazzi, bisogna capirli, e io mi sono incazzato nella mia trasmissione, invece ho risposto molto duramente dicendo, esatto, dicendo che i problemi sono nel reparto ematologia, nel reparto oncologia e là veramente ci sta da soffrire, a correre da una palla che ti vuoi stancare, cioè sono cose che non riesco a capire, ancora nella mia età non riesco a capire, anche perché io sono stato sempre calcisticamente, sportivamente parlando, sono un generoso e l'ho sempre fatto, quindi per me, cioè fare sport è un piacere, quindi non vedo nessun tipo di sacrificio onestamente. Luciano, scusa, ovviamente siamo online e quindi arrivano commenti da Savona, dalla Liguria, salutiamo Veleno che scrive: vorrei un vostro parere e credo sia ora che Di Francesco dia alla squadra un'identità tattica, perché cambiare modulo ogni partita credo non aiuti nessuno, tantomeno i giocatori. Siamo partiti col 4-4-1-1 che ci ha dato tante soddisfazioni e credo sia il caso di continuare così, non cambiare ogni partita. Che ne pensate? Cambiare ogni partita, secondo me, Gianfranco, non so se tu concordi con me, mancando Gessa non abbiamo un sostituto sulla destra e quindi più o meno dobbiamo sempre riadattare qualcuno, o cambiare modulo o adattarci qualcuno, quindi credo che il modulo a rombo sia per sopperire all'assenza di Gess e quindi al 4-4-1-1 che abbiamo sempre fatto. Io purtroppo siete giornalisti, quindi invece sono uno più terra, cioè per me qualsiasi modulo è buono, l'importante è che il giocatore o filo 4-4-2 o il 4-4-1-1 filo rombo, lo pesce spada, facete quel che vi pare, per me devono correre, bisogna dare sempre massima intensità a qualsiasi tipo di modulo di gioco che fai, perché tu qualsiasi modulo, se tu poi non viene quasi esasperato, io dico tra virgolette, con la tua forza fisica, con la forza dei giocatori, non approdi a niente, tant'è che sabato abbiamo giocato con un 4-3-3 mi sembra, sì. E a me è sembrato un grandissimo Pescara, onestamente,
poi hanno fatto quella distrazione che non si fanno neanche all'asilo, non lo so, c'è un allenatore che ti prepara la partita tutta la settimana, trova il modulo da fare, dici decido di fare queste, e poi il giocatore si sta battendo una punizione, quelle le tira avanti di 10 metri, nessuno che prende la palla, che sono cattivi calcisticamente in questi a mettersi davanti alla palla, addirittura i giocatori e i difensori invece di guardare la palla l'avversario gli girano la schiena come per dire capite e vanno verso la porta, questo è un assurdo, capito? Non esiste, non esiste, cioè sono errori madornali, su un errore stupido di questo genere qui abbiamo perso una partita che forse, non dico che l'avremmo vinta, ma quantomeno un punto lo riportare. Esatto, e questo è quello che dispiace di più, quando tu prepari la partita tutta la settimana e poi mi dicono il giocatore si distrae, che ti distrae? Allora si sceme, si stiuca a pallone, che ti vuoi distrarre? Io non lo so, è come se a me dicessi che faccio il rappresentante sopra la macchina, stiga a 180 all'ora, 200 all'ora, mi distraggo e faccio un macello. Ma non esiste. Se dovesse succedere la disgrazia ci può anche stare, ma tu devi stare sempre attento, penso, nel lavoro, poi non lo so, per loro quello è un lavoro. Allora interrompo, sì, arrivano dei commenti, stasera veramente è preso d'assalto il sito. Dice buonasera a tutti, lo scrive Bosserao, ovviamente lui dice condoglianze al mister Di Francesco, poi... 2, in bocca al lupo per il nuovo club. 3, col Varese vogliamo vincere. 4, salutetemi Gianfranco, sono figlio di Lupasticcir, così dice. Unica considerazione tecnica. Speriamo che tiene un bello mare tozzo. E poi dice, spero che la bestia nera, nel senso buono naturalmente, di Diamutene sia presto impiegato. Vabbè, per Diamutene sabato tocca a lui, dovrebbe toccare a lui, a meno che Olivi squalificato, credo che sia obbligatoria la scelta di Diamutene. Ma io l'ho visto, chiedo scusa, l'ho visto in allenamento, sono andato proprio a vederlo e cerco di non farmi mai vedere. Gianfra, il microfono più vicino. Scusa. Allora, io ho visto questo giocatore in allenamento la settimana scorsa e pensavo che fosse preparato, forte fisicamente, sta indietro? Sta indietro fisicamente. E invece andiamo, ma una frega a rete. Ah. Ma quindi io mi chiedo, cioè uno che gioca in Serie A, che è venuto quindi doveva fare normalmente gli allenamenti normali, lo trovi così indietro con una squadra come il Varese, io onestamente punterei più sul nostro giovane Capuano. No, Sembroni purtroppo già l'ho detto, già mi sono espresso, Sembroni deve maturare sotto l'aspetto mentale. Deve dimostrare, io sono stato un suo grande, sono un suo grande estimatore, però la Serie B è un'altra cosa. Ci vuole impegno, cattiveria. Io spero che se lo dovesse o lui o Capuano possa dimostrare veramente il suo valore, ma deve stare sul pezzo, perché noi domenica, sabato, giocheremo con la squadra che ha preso meno gol. Con la squadra mi sembra che ha fatto, con i 3 gol che ha fatto sabato, credo che stia sui 40 gol e si è avvicinata all'Atalanta e al Siena. Quindi signori, non lo so come possiamo dire, domenica e sabato battiamo l'Uvarese, io che la mente già le so battute, anzi le so massacrate, ma dopo è il campo che decide, capisci? Che questo è il concetto. Io mi ricollegherei alla domanda di prima e sostengo che i continui cambi di modulo, che prima erano una risorsa, paradossalmente adesso potrebbero diventare un handicap. E a tal proposito chiedo anche a te Gianfranco. No, effettivamente se giochi sempre con un modulo, il 4-4-1-1-1 a me mi è sempre piaciuto, a me dispiace dire pure il 4-4-1, abbiamo giocato sempre bene, la squadra si è espressa sulle fasce, tutto, è andato tutto, però se l'allenatore ritiene che ogni tanto incontrando qualche squadra tu devi anche cambiare modulo, ad esempio a Varese dell'andata, se voi ricordate la partita, noi facevamo un bellissimo primo tempo, poi il signor Sonnino, l'allenatore loro, ha cambiato qualcosa, ha cambiato un modulo, ha messo Ebaco, questo qui che di noi l'avevamo bocciato, questo ragazzo, vabbè, ma i tempi sono quelli che sono, noi che l'abbiamo bocciato, noi tifosi. Vabbè, a Pescare no, un altro ruolo. Esatto, quindi ha trovato un modulo giusto e ha vinto la partita. No, l'abbiamo pareggiata, però l'abbiamo fatto 1-1, ci hanno fatto gol, però ci hanno fatto soffrire le pene dell'inferno. Voglio dire, in quel caso lui ha cambiato modulo. Come anche l'allenatore nostro, in corsa si può anche in corsa, perché io ho sempre espresso un parere che l'allenatore durante la settimana vale il 20% perché deve tenere lo spogliatoio, deve tenere i giocatori su di morale, fare quasi da papà psicologicamente, ma durante la partita io credo che l'allenatore proprio per gli spostamenti, le sostituzioni
valga quasi il 99,9% periodico per me, perché è importante. Per esempio domenica lui ha messo tre persone, sia Jess che Stojan non hanno dato il contributo che dovevano dare, chi è che è entrato subito in partita è stato Soddimo. Allora io dico, se un allenatore mette le sostituzioni, questi qua quando entrano invece di dare il 180% non ti danno quasi niente, a questo punto mi dispiace per l'allenatore, ecco, probabilmente non ha saputo leggere tra le righe l'efficienza di queste sostituzioni, ecco. Assolutamente sì. Scusa, ma Luciano, anche... visto che c'ho Gianfranco, venerdì sera, ti ricordi, anticipando Pescara-Atalanta, mi sono rifatto una sua citazione di tanti anni fa quando definì Paponetti un panzer che invece doveva solo spaccare la porta e basta. E allora ho usato, Gianfranco, questa tua definizione per definire l'impegno casalingo, l'impiego, come si è comportato Stojan con la Triestina in casa. Ti va bene? Lo possiamo riutilizzare questa tua definizione? Entra, sì, che pare che può spaccare, però alla fine... Sì, però con la Triestina, se voi ricordate, Stojan è entrato, gli hanno dato immediatamente subito una legnata e ne ha toccati più la palla. Verissimo. Guardate voi le cose. Allora, se tu, un giocatore, entri e ti spaventi delle legnate, specialmente come gioca pure l'Atalanta, io non lo ritengo pronto per no, io mi dispiace, guarda, io già l'ho detto l'altra sera, ho fatto una telefonata subito dopo quella che fa Massimo Profeta e ho detto proprio a chiare note, Stojan non è ancora pronto per la Serie B. Concordo, cioè non possiamo rischiare, io rischierei fortemente su Berardocco come mediano perché l'ho visto tantissime volte, ma sto ragazzo che poi tra parentesi non conduce anche una vita privata molto ferrea. Cioè ragazzi, voi dovete sapere che a pallone, cioè, non si può fare quello che si vuole. Oggi come oggi, se non vai a 280 all'ora come giocano, sia, non so se avete visto l'Inter l'altra sera, se avete visto il Chievo, quelle gente sono giocatori che se non giocano sul ritmo le partite le perdi. E noi dobbiamo fare, purtroppo, se voi vi ricordate, se noi ripensiamo alle partite, quando la squadra nostra gioca è impressionante, però dobbiamo stare sul pezzo, dobbiamo giocare da squadra, perché il giocatore singolo, se bravo, è bravo se ci dà una mano agli altri a vincere le partite, se passa la palla, ma se tu fai solista, il solista nel calcio non esiste, insomma, non esiste, sì, proprio. Tatticamente un po'. Scusa Donato, arrivano i commenti da oltreoceano, da Toronto. Che salutiamo intanto Giampaolo Nasta Di Biase da Facebook, dice in bocca al lupo ai ragazzi, dice Pagatti, forza Pescara. Da Toronto Hermes ci scrive, dice ciao Gianfranco, secondo te dove può arrivare questa squadra? C'è la possibilità di arrivare ai playoff? Auguri al nuovo club, un saluto a tutti voi dei tifosi del Pescara da Toronto, ti risalutiamo. Prego Gianfranco. Allora noi, io come tifoso 50 anni ormai di tifoseria, ne ho prese tantissime di gioie, ne ho avute poche onestamente, perché non sono tifoso dell'Inter, della Juventus, delle grandi squadre, io sono tifoso del mio Pescara, lo amo profondamente e quindi sono più le delusioni che le gioie. Io spero immediatamente che il nostro Pescara possa raggiungere i 50 punti, il punti salvezza, dopodiché divertirci in che senso? Lanciare sempre più giovani, Berardocco, chi merita, diciamo così, dei giovani che sono ai margini, e mettersi in vista. Prima raggiungiamo questo risultato dei 50-51 punti, prima possiamo toglierci parecchi sassolini. E non è detto, poi, sai, col divertimento, quando non hai pressioni, può darsi pure che arriviamo ai playoff. E con il pubblico di Pescara, mo compresi questi qua, anche questo bellissimo club di Cepagatti, signore, Pescara ha un pubblico fantastico e quindi non dobbiamo porci nessun limite. Però non ponendoci nessun limite, ritorna ad essere fondamentale questo febbraio. Varese in casa e poi nel giro di una settimana Torino in esterna, recupero con l'Empoli di martedì e il sabato successivo. Tu hai ragione, ma purtroppo se l'ha voluto la società giocava in casa sabato, quel sabato schifoso della pioggia. Cosa dice il regolamento? Aspettare 24 ore e poi naturalmente andare a vedere il campo, se si poteva giocare si gioca. A me mi è stato riferito che l'Empoli non ha voluto giocare e io sappiamo che comunque mannesse l'Empoli qua, c'è noi che siamo le liturde, arriva l'Empoli e dice no, se la regola dice aspettare 24 ore, tant'è che io sono andato a vedere la partita a Giulianova che aveva piovuto sempre pure 36 ore, hanno giocato una partita, sì era un po' il campo pesante,
ma perfetto. Ed oggi è chiaro che devi affrontare tre partite di pilo in una settimana, tutto può succedere. Poi in quella settimana famosa loro mancavano dei giocatori, va a finire che quando li affrontiamo noi, perché andiamo prima mi sembra a Torino e poi esatto. giochiamo con l'Empoli, esatto. noi pur di fare anche risultato a Torino, qualcuno probabilmente ci viene squalificato o sarà rotto, e quindi noi porgiamo anche il fianco all'Empoli, che probabilmente quella sera sta al completo. Non so, io sono un tipo molto fatalista, segue sempre costantemente quello che ti offre la vita, non vado mai contro, dice la vita questo, tu devi applicare la regola giornaliera, quello che ti si offre, il destino, non vado mai contro il destino visto sotto un certo tipo d'aspetto, perché ognuno ha un destino. Io perciò che ti devo dire, io spero che quelle partite le giochiamo alla grande, poi... Ma del resto, l'ho detto prima, se io con tre volte in 40 giorni, dopo ti lamenti che io con una volta in tre settimane giochi tre partite, ci sta il Napoli, sono credo due mesi e mezzo che sta facendo partite ogni tre giorni, ogni tre giorni. Tant'è che è arrivato con il Chievo morto, proprio distrutto, il Chievo ci ha giocato a yo-yo proprio perché non correva, non c'era il Napoli. Si è ripreso domenica però, si è ripatto praticamente. Questo dico io. Sacrosanto. Io ne approfitto un attimo per ricordare a molti amici che si sono messi online in questo momento su forzapescara.tv, siamo in diretta dal club Delfino Pescara 1936 qui a Cepagatti presso il Bar Alè, stiamo aspettando ovviamente l'inaugurazione ufficiale, c'è anche una nostra telecamera esterna. Michele, vieni un attimo che mi dici a fianco a me chi stiamo aspettando. Vieni con calma, guardi, ti fanno anche un applauso, dai, da là giù. Oh. Stiamo aspettando il presidente. Allora, il presidente non viene. Non viene, è uno. Dimmi, prima di che beh. Zucchini, Bonanni, Soddimo, Diamutene, Nicco. Benissimo, allora voi da casa col computer, Zucchini, Bonanno, Soddimo, Diamutene e Nicco, se volete scrivere per loro delle domande, appena arriveranno qui noi gliele rivolgeremo. Stasera non chiuderemo alle 9, ma andremo ad oltranza, perché vi manderemo in onda in diretta tutta la nostra festa. Intanto Mauro, se ti vuoi girare da quella parte, così facciamo anche un'inquadratura che facciamo vedere. Certo, Gianfranco, c'è da dire questo, si riaccende l'entusiasmo, c'è una società, c'è un progetto, tutte cose che fino a circa due anni fa erano impensabili anche dalla mente più ottimista, no? Sono d'accordissimo con te, però questa società sta dimenticando purtroppo il settore giovanile. Io sono molto amareggiato e dispiaciuto che noi sabato c'era la partita, non sono potuto andare a vedere... C'erano due partite, c'era la Primavera, mi sembra che giocava con il Siena e ha perso. Sì, 1-0. C'era la Beretti che giocava con il Lanciano e ci ha piato in pace, 3-2. Per dire che cosa? Come mai queste squadre nostre, Beretti, eccetera, stanno sempre perdendo? È un momento difficile, c'è il signor Di Battista, sono 9 partite di fila che perde, però rimane al suo posto. Cioè... Comunque hanno pure smontato la squadra, Barbone è partito, Nardone è partito, Lulli è partito. Non so, ma anche prima, caro amico mio, quando ci stavano questi qua, quello sì. Hanno pure perso. Non sì, è che... sì, anzi, no. Ti dico, se visto e considerato, perse per perse, è meglio che li hanno dati. Onestamente, sì, tanto il loro obiettivo di vincere il campionato con i 90-91 quest'anno, perché quello loro volevano fare nella primavera, poi hanno preso mazzolate da tutte le parti e devono capire che cioè, è inutile che tu pensi che giochi 90-91 e tu possa vincere, che ci stanno altre squadre che probabilmente la crescita è venuta man mano e i 92-93 delle altre squadre stanno mazzolate, e questa è la verità. Cioè, per dire che cosa e concludere, che la società del Pescara, se deve fare una progettualità sui giovani, è molto importante, ma lo deve fare molto presto, e a me dispiace che si sia l'orgoglio da parte di qualche dirigente, perché siccome la società Pescara Calcio paga uno che ha sempre dato risultati, adesso non so quali sono i difetti, le cose, non mi interessa, io non giudico il personaggio per le calunnie o per cose dei genitori, figli, perché quelle sono la rovina dei ragazzi, i genitori. Io dico solo che c'è un certo Di Mascio che io, visto e considerato che come società lo pago, lo sfrutto fino al pagamento. E poi
Se il tempo gli darà ragione con questa società, d'accordo, perché ogni cosa deve essere d'accordo con la società, e ritiene dopo i 3 anni di toglierlo perché il rapporto è finito, bene, però fino a quando io ti pago tu dai sta sopra l'Uchiova, che fai, te paghi e tu sti la casa, ecco, io parto da questo principio. Secondo me c'è stato forse qualcosa che non è andato, perché secondo i progetti iniziali era mister Di Francesco allenatore, no? E Dell'Icari che doveva occuparsi del settore giovanile, poi sì, tutti sì, e due sì, sono sì. stati promossi in prima squadra. Evidentemente, cioè, dimmi Luciano. Comunque, come è stato detto durante la conferenza stampa di Giacomelli, adesso forse stanno approntando un restyling del sì. settore giovanile. Sì. Osservatori. Sì, una... però gli osservatori, questi tu li puoi mandare in giro per trovare i Giacomelli. Sì, sì, sì. Gli osservatori a noi non ci servono, secondo questo è sempre il mio modestissimo, per i ragazzini che devono, noi ci servono i 98, i 99, i 97 che già abbiamo, perché adesso si va avanti, i giovani crescono, quindi pertanto noi ci interessava, credo, ma più che altro a loro società, io come spettatore e come tifoso posso guardare, cioè immediatamente non disgregare tutto un sistema che c'era prima. Portarla avanti solo per un puntiglio e solo per l'orgoglio, perché l'orgoglio purtroppo è un difetto a questo mondo, l'orgoglio non si tira fuori in questi casi. Questo, ricordatevi, è sempre il mio modestissimo parere. Io avrei sfruttato ancora il signor Ciatteo Di Mascio, visto che lo pago, per quello che mi poteva servire, per continuare un certo tipo di ascesa dei giovani e via discorrendo. Dopodiché, se il signor Sebastiani, il signor De Cecque e tutti gli altri decidevano dopo 3 anni che il rapporto poteva finire, benissimo, loro devono sapere queste cose, ma non mettere, puntare i piedi, calunnie da parte della cittadinanza, calunnie da parte di certi giocatori, perché adesso se vai a parlare con i giocatori di adesso te ne dicono 101 di questa società. Te ne dico una, te la sparo lì, addirittura un genitore mi ha detto, ma lo sai che noi per far giocare i nostri ragazzi ci hanno chiesto che dobbiamo pagare? Io non ci posso credere, se io penso solamente a una cosa del genere, ci sta. Io gli ho detto a lui, guarda, queste cose non le devi dire a me, perché tanto io non le dirò mai nella mia trasmissione. Tu vai dalla società, se queste cose non ti vanno bene tu gliele dici, ci mancherebbe altro, che fa un ragazzo, mo deve pagare la società per farlo giocare, assurdo, vedi, questa è una cattiveria, come con la gente sa solo calunniare. Allora, per non essere calunniati bisogna avere una forte società, delle persone che la società deve difendere, come lo fa adesso con Di Francesco, cioè la società deve stare sempre vicina ai propri dipendenti, sia essi dipendenti, capito, d'ufficio, sia essi dipendenti calcistici che stanno nelle giovani. Questo è il mio concetto. Bene, poi arriva una domanda che è rivolta al club, ma noi adesso stacchiamo sull'altra telecamera. Come vedete la sala si è un po' è praticamente diventata deserta, perché sono arrivati i delegati della Pescara Calcio, da Zucchini, Bonanni, Diamutene e Nicco. Qui Gianfranco, se vuoi magari, no, ma ti puoi anche raggiungere. Non è che è arrivato solamente questo, è che se ne avete tutte le panine, le prosciutte, no, 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 la mortadella, avete tutte là fuori, qua non c'è rimasto niente, vede poco, vede solo la frutta, quindi ecco perché sono spostati. Quando c'è stato a mangiare i caimani, vedi? Quindi è meglio raggiungere anche noi quel posto, perché se no gli secche qua. Bene, grazie, Gianfranco, intanto grazie Gianfranco per il contributo. Abbiamo ottenuto un battesimo su internet, vedi? Grazie. Sì. Venerdì fare un piccolo collage di questa. Sicuramente ti faremo avere delle immagini. 4-5 minuti, certo. Noi ti facciamo avere delle immagini noi. Ci penso io, ci penso io. Ci penso io, grazie Gianfranco. Grazie Gianfranco, grazie. Noi dammi un attimo il ritorno preview, caro Alceo, a tutto schermo, se puoi. Luca. Ecco, stiamo staccando sull'altra telecamera perché, come vedete, la sala si è svuotata, ma non perché non sia interessante quello che stiamo dicendo noi, perché adesso, zoomando proprio al di fuori, poi in un servizio speciale, adesso vediamo due ragazze splendide, sì, inquadrate, poi in un servizio speciale che apparirà, vedrete tutte queste immagini su forzapescara.tv, perché qui fuori ci sono i delegati della Pescara Calcio che sono arrivati,
c'è l'inaugurazione di una splendida targa. Ma chi sono questi delegati? In, gli ho detto prima, gli emissari, no? Gli emissari. Sono, c'è una splendida targa che ripropone il delfino su marmo, molto molto bella. Adesso noi continueremo ad oltranza la nostra diretta cercando di avere, se c'è Zucchini devo rifare il mio Vincenzo Zucchini, un po' quella del, no, vabbè, comunque Luke, prima stavamo del DVD. Comunque se avete domande scrivetele tutte in attesa degli ospiti. Sì, quella di Lucas è una bella domanda, ma la devo fare a qualcuno del club, quindi tieni a mente. In attesa degli ospiti mi ricollego proprio a uno degli ospiti che ci sarà, ossia Massimo Bonanni, e ti chiedo, è opinione comune, e voglio sapere se la condividi anche tu, che Bonanni spostato a destra, come nell'ipotesi sì, vista all'opera Bergamo, fa un po' di fatica in più rispetto a sinistra, anzi un po', tanta. Se vogliamo essere onesti, non è per niente incisivo. Sì, poi un po' di fatica, un dolce eufemismo, Donato. Credo che abbia avuto, Gabriele, scriverò più corto, non posso leggere quella cosa. Credo che abbia avuto dei problemi fisici tra il primo e il secondo, insomma, in chiusura del primo tempo, quindi diciamo che poi è uscito il primo tempo, credo che non abbia sfigurato nel, no, non ha sfigurato, ma sicuramente sì, non incide, no, come, non incide come a sinistra, anche perché perde quell'attimo in cui deve rientrare sull'altro piede per crossare. Lì può essere può avere una doppia valenza, sia positiva che negativa, e secondo me, cioè, quella positiva è che rientra sul sinistro e può tirare a rete. Nel momento in cui però perde quel secondo fatale per rientrare e crossare, dà il tempo all'avversario di prendergli le misure. Però possiamo anche dire che nel 2011 il vero Bonanni ancora lo vediamo, nemmeno nella vittoria 2011, con il Cittadella. No, nel 2011 no. È in fase di calo, e Bonanni è un giocatore troppo importante per dare imprevedibilità, sì, però qualità. Io l'ho detto giovedì scorso, se lo mettiamo a giocare nel centrocampo a tre perde moltissimo, ha difficoltà perché sgravato da incombenze tattiche è un conto, se gli dai anche dei compiti tattici di copertura a Bonanni lo limiti parecchio. Lui si sacrifica, però poi non ci si deve aspettare il guizzo vincente che ha quando gioca nel laterale a sinistra, quasi sulla linea di fondo. Nell'articolo che ho scritto oggi ho individuato tre punti chiave. Ho intravisto il direttore Lucchesi. Sì. Tre punti chiave che dovrebbe migliorare il Pescara di Francesco per poter ambire a qualcosa in più della, della salvezza. Concretizzare la mole di gioco, perché si segna obiettivamente troppo poco. Questo è un vecchio difetto, però, scusi, ne parliamo man mano. Questo è un vecchio difetto che ci portiamo anche dall'anno scorso, no? Noi non siamo mai stati una squadra che ha segnato, avevamo difficoltà all'attacco della porta, l'abbiamo sempre avuto. Quest'anno credo che siamo uno dei peggiori attacchi, 26 gol. Delle due l'una, però, o Di Francesco non è riuscito a trovare le giuste misure per migliorare questo aspetto, oppure le campagne acquisti che dovevano essere mirate a migliorare proprio, diciamo, questo, allora, non sono state. Fino a gennaio lo sappiamo, l'abbiamo detto, ce lo siamo detti tante volte, che mancava quel centravanti. Qualche volta ci ha pensato Maniero, qualche volta la vena di Sansovini, qualche volta Sottimo, ma non c'era chi la buttava dentro con continuità, oppure chi desse anche una mano a Sansovini. Non ce l'abbiamo, non l'abbiamo avuto. A gennaio è arrivato Bucchi, non l'abbiamo visto, e quindi diciamo che quel problema non è stato risolto, almeno però fino adesso. È un, senti, un problema, c'è una di un provocazione anno e mezzo, di Gabriele. Aspetta, l'ultima, la terza cosa. Erano altri due. La seconda è che in casa fatichiamo troppo con le squadre medio-piccole. Sì. In quattro partite, due soli punti. Quattro partite, Modena, Triestina, Piacenza ed Ascoli, solo due punti, sono troppo pochi. E il terzo aspetto, il rendimento esterno, grandi prestazioni ma portiamo a casa troppo poco, due solo vittorie a Crotone e Albino Leffe. Di questi tre aspetti, secondo te qual è quello prioritario da migliorare? Il secondo, forse il secondo, anche perché il primo, sì, è vero, non riusciamo con la mole di gioco, però tu fai un gol e poi le cose possono cambiare. Per quanto riguarda la seconda cosa, che rendimento interno, il rendimento con le interno piccole, con le squadre più piccole, se puoi ambire a qualcosa di più devi far punti, devi far bottino pieno.
con le piccole. Noi secchiamo un altro sull'altra telecamera, perché fuori ho intravisto anche l'amministratore Daniele Sebastiani. Insomma, fuori sta avvenendo un vero e proprio spettacolo di colori bianchi e azzurri. Però le immagini le riproporremo naturalmente nel nostro servizio speciale che ci sarà domani online, perché c'è tutta una festa fuori che sta avvenendo, che adesso si trasferirà all'interno del Baralè, qui a Cepagatti, dove stiamo celebrando in diretta la nascita del club Delfino Pescara, club Cepagatti. Arriva una provocazione da Capriere che dice che Bucchi fa l'opinionista su Radio Napoletana, eccetera. Poi spiega un po' tutto e dice: ciao, non è per dire, no, è per dire che Bucchi, invece di pensare a Lupe Scala, sta a pensare. Sempre dal Club Valè, laggiù sta succedendo davvero impossibile. C'è il canto naturalmente del nostro inno, l'inno del Pescara. Ovviamente le immagini poi vi arriveranno in chiaro in un nostro servizio speciale, c'è la nostra telecamera esterna guidata da Mauro Di Matteo che poi vi farà rivedere tutto online sul nostro portale. In diretta su forzapescara.tv, questo è quello che sta avvenendo da Cepagatti. Adesso la sala, come vedete, si riempirà. Saremo tutti qui con i vari ospiti del Pescara, due battute. Intanto voi continuate a mandare i vostri commenti sul portale e su Facebook, perché siamo in diretta anche da lì. Proviamo a fare degli aggiornamenti, vediamo un po'. C'è Capriele che dice: abbiamo tutti gli scontri diretti fuori casa, Modena, Ascoli, Piacenza, Porto Curuaro, Grosseto, Cittadella, Sassuolo. Una domanda: è meglio pensare a salvarci o anche voi siete convinti che il Pescara possa lottare per i playoff? Io ho molto, molto timore per i prossimi mesi. Questo è il classico vedere il bicchiere mezzo ovviamente pieno, ovviamente. Vedo da lontano Tore Pinna che salutiamo, sì, che si avvicina. Mezzo pieno o mezzo vuoto, no? Vieni Tore, vieni un attimo con noi, siamo in diretta su forzapescara.tv questa sera. Vai. In esterna al volo un po' tutti, grande Tore. Vai, benvenuto. Bordo, come stai? Come stai? Il golfo di Pescara va bene, sì. Voleva dare l'annuncio Tore. Sì, sì, accomodi un attimo. È vero, è rinnovato, sì. Rimanga vita, lavorare anche al porto. Dai, ce lo leviamo subito il dente, ce lo leviamo subito, così poi dice. Com'è? Cosa mi dite? Siete un po' delusi dalla partita di domenica? Di sabato, per me è sempre domenica. Per te è sempre domenica. No, vabbè, abbiamo fatto una grande partita contro una bella squadra, una squadra fortissima, però purtroppo certi errori alle volte si pagano, però da questo dobbiamo farne tesoro, ripartire ed essere più cattivi più che mai. Quello che lascia un po' l'amaro in bocca è la circostanza del gol, una sì, cavolata colossale. C'è stata, abbiamo fatto uomini di esperienza come voi, non abbiamo, si possono permettere. Purtroppo abbiamo pagato caro, caro prezzo, troppo caro, perché avevamo fatto una grande partita, avevamo provato in settimana tutte le situazioni. Il mister ci aveva detto appunto di stare attenti sui lanci lunghi centrali, su, che ci potevano trovare in grosse difficoltà, invece da una posizione stupida abbiamo pagato. Però ti ripeto, so che voi siete molto amareggiati e incazzati, però bisogna farne un tesoro, allenarsi, ma con tanta umiltà ripartire. Adesso dobbiamo già pensare al Varese noi. Questa è una serata di festa, un'inaugurazione di un club. Quando ci sarà un club Pescara Tore Pinna? Ah. Secondo me è vicino. No, l'importante è che sono belle feste, è una bella cosa, perché sono arrivate, c'erano centinaia di persone, vuol dire che la gente ama Pescara, ama la propria squadra del cuore, quindi questo è importante. Spero che crescano ancora di più questi club per il Pescara. E come tu ben saprai, profeta in patria è Donato Giampietro che dice Pagatti. La Giampietro dice Pagatti, gioca in casa stasera.
Io volevo chiederti, ma cos'è che manca a questo Pescara secondo te per fare quel passettino in più, per ambire a qualcosa in più di una semplice salvezza? Forse un po' più di concretezza, un po' più di esperienza, un po' più di cattiveria. Ma ti posso dire che sembra tutte queste cose. Sì, hai detto delle cose sacrosante, però ti posso dire che i miei compagni, io e i miei compagni tutta la settimana ci alleniamo con la giusta cattiveria. Sì. Cioè, se tu, ho visto che vieni sempre agli allenamenti, vedi cosa tutto proviamo, vedi la voglia, la passione che ci mettono tutti i miei compagni. Purtroppo hai detto bene, dobbiamo essere un po' più attenti e essere meno ingenui a commettere certi errori, però ci sta. Come ho detto a Luciano, ne abbiamo fatto tesoro, perché credimi, la partita di domenica ci è rimasta, di sabato ci è rimasta tutti sul groppone, perché è un dispiacere troppo grosso, perché avevamo fatto una grande partita. Adesso ti aspettano quattro partite in pochissimi giorni, quattro partite, quattro scontri abbastanza importanti, tre con le squadre di alta classifica, Torino, Varese, Luciano, l'altra con chi? Torino, Varese, l'abbiamo recuperato. Albino Leff. Con l'Empoli il recupero e poi con l'Albino Leff. Ma un mese di febbraio tosto. Un mese tosto, importante, però se non vi ricordate male, il Pescara con le grandi squadre riesce sempre a togliere le grandi prestazioni, e dopo, quando prende lo schiaffo, è pronto subito a ridarlo. Siamo abbastanza sereni, dispiaciuti al punto giusto, perché si vedeva già oggi allenamento. Sì. E questa è una cosa che mi ha fatto molto piacere, vedere la faccia dei miei compagni arrabbiati, con la voglia di rigiocare subito sabato la partita del Varese. Questa è una cosa fondamentale. Detto questo, faremo di tutto per vincere la partita del Varese, perché la vogliamo dedicare con tutto il nostro cuore al nostro mister Eusebio Di Francesco, che sta passando un bruttissimo momento, lui e la sua famiglia, e gli siamo molto vicini, perché anche è una persona che, oltre ad essere un allenatore, è un grande uomo che si fa volere molto bene dalla squadra. Sì, ci associamo, me lo diceva anche, ha detto stampa, Federica Rogato, era un impegno già preso anche da parte dei ragazzi qui. Ovviamente stiamo facendo tutto in un tono minore. Ovviamente ci associamo noi anche come redazione. Arriva una domanda per te, Tore, poi ti libero, perché ci sono delle cose buone da mangiare. Non devo ingrassare. Gabriele dice: Tore, sta attento che sacce pagate e beveniere spugne. Non so se hai capito. Qui se te fanno imbracare stasera. Grande Tore, sei simpaticissimo. No, bisogna avere un po' di contegno. Vabbè, dai, due o tre birrette le posso bere, dai. Certamente, non c'è il porcetto, c'è la porchetta. Ma è uguale, benissimo, uguale. Grazie. Vediamo così, un applauso a Tore. Ciao. Grazie. Questo coro è un po' moscio, lo farei un po' più forte, perché mi stanno vedendo tutti il mondo. Oh, bene. E noi ci chiedevamo che fine avevi fatto. Bene, torniamo qui, ritroviamo Danilo. Ciao Danilo. Ciao, buonasera a tutti. Ti dicevo, ci chiedevamo che fine avevi fatto. Niente, sono stato un po' infortunato, ma ora sono tornato a disposizione del gruppo. Ma come stai adesso? Stai bene? Bene, abbastanza bene. Continuo a fare le cure, però va bene così. Ti ha tormentato un po' questo infortunio? Mi ha? Tormentato un po'. Un po' sì, perché prima la caviglia destra, mo quella sinistra è un po' fastidioso, però ora sto bene. Intanto tranquillizzati che le domande di Donato Giampietro stasera non ti toccano. Ci stanno. Cosa c'hai nel cassetto, cosa sogni, e tutto il resto non c'è. Però ci sono le mie, che sono più scomode e più scoccianti, sicuramente. Sì. Tre aspetti da migliorare: mole di gioco non concretizzata. Come? Mole di gioco che producete ma segnate troppo poco rispetto a quanto create. Rendimento interno con le piccole: solo due punti con quattro squadre abbordabili come Modena, Ascoli, Triestina e Piacenza. O rendimento esterno: solo due vittorie con Crotone e Albino Leffe. Qual è la priorità secondo te? La priorità è cercare la continuità, come abbiamo fatto nelle partite scorse. Poi ci può stare che perdi sia contro una piccola che magari una grande squadra,
anche noi essendo entrati adesso in questo campionato, però abbiamo fatto dei risultati positivi, ora non ci sono, lavoreremo su questo. Bravo, bravo Dani, la continuità è, credo che sia la... Bravo, bravo Danilo, è vero, è poco, è tanto da dire da Donato. Che sia la cosa essenziale, quello che avete fatto fino adesso, sei risultati tre consecutivi, poi ci sono state quelle due, quei due capitomboli, vabbè, con due squadre abbastanza importanti come Siena e Atalanta, due sconfitte che ci possono stare. Domenica arriva, sabato arriva il Varese. Un bel ricordo per te, un fantastico gol all'andata. Sì, è stato il primo, quindi spero... Spero che andrà bene. La scaramanzia è sempre d'obbligo. Luca, se ci sono domande. No, al momento lui... no. L'unica cosa è che è bentornato in squadra a Danilo. Grazie. Siamo tutti contenti di vederlo in campo a Bergamo. Grazie. Ovviamente. Mister Di Francesco, un'alternativa in più. Sì. È arrivato Giacomelli. Ne siete buche prima che tu ti infortunassi. Ora ne siete parecchi, prima si diceva troppo pochi, adesso siamo troppi davvero. Ganci è rimasto. Non è che ti ritroviamo terzino, che il mister ogni tanto ce l'ha questa. Ma io l'ho proposto, martedì ho proposto, che anche terzino per me va bene. Una sorta di Maicon. Sì, io mi ci vedo abbastanza bene. No, secondo me forse ritornare anche a giocare a destra, dato che non abbiamo un'alternativa esatta. Rimaniamo là. Stai bene. Ha trovato la sua collocazione ideale. Sostituzione, esce. Grazie Danilo Sardi, un applauso anche a Danilo, a tutto il pubblico questa sera qui. E con lo stesso applauso. Per la prima volta in diretta su forzapescara.tv, tifosi collegati da tutto il mondo, benvenuto con noi, diamo tene, un applauso. Intanto benvenuto. Grazie, grazie. Benvenuto a Cepagatti, benvenuto a Pescara. Grazie, grazie tanto. Ti chiamano Dedè, giusto? Sì. Ancora non sei sceso in campo, però probabilmente sabato, complice anche l'assenza del capitano, sarai dal primo minuto in campo. Sei pronto? Io prima di iniziare saluto tutti, perché quando sono venuto qua a Pescara sapevo che è una squadra importante, una città, una bella città che ha l'entusiasmo tanto, quindi io pure sono venuto qua per tanto entusiasmo. È vero che non ho ancora giocato, quindi però speriamo che presto che entrerò in campo, poi quando entro in campo cerco di sempre di dare il massimo. Io so già bene fisicamente e quindi è l'allenatore che deve decidere cosa fare. Con la squalifica di capitano, quindi sicuramente ci sarà un posto per la difesa, però non sono solo io, ci sono anche gli altri. Quindi vediamo a chi toccherà domenica, a sabato. Sei stato un po' l'acquisto copertina del Pescara, forse addirittura più di Bomber Bucchi. Quando è arrivato Diamutene tutti hanno pensato, ecco, il Pescara ha fatto l'acquisto di qualità per puntare in alto. Mi fa piacere questa cosa, perché poi comunque adesso sto qua, il campo che darà ragione e vediamo com'è da sabato, sperando di conquistare i tifosi. Io sto bene proprio. Che impressione ti ha fatto la squadra e il mister? Ce lo conoscevi, ma secondo te questo Pescara dove può arrivare? Ha qualche cosa in più della semplice salvezza? La squadra prima di venire qua, quando mi hanno cercato, erano quasi 2 settimane, io vedevo le loro partite, sì. Quindi vedevo che è una squadra che giocava bene, una squadra che c'è tanta aggressività, c'è tante cose. Poi conoscendo anche il mister, abbiamo giocato insieme a Perugia, sì, sì. E quindi poi con Ariatti, quindi sentivo ogni tanto con lui, mi diceva dai vieni, quindi mi hanno convinto di venire e sono veramente contento di essere qua, perché abbiamo una buona squadra, una squadra che può veramente puntare per tante cose. Però il campionato di Serie B certe volte magari è una partita come sabato scorso, sì. La squadra ha giocato bene, però comunque è un episodio, comunque cambia la partita. Quindi noi comunque abbiamo un grande allenatore, un grande uomo. E poi ci dispiace soprattutto il momento che è passato adesso lui, siamo tutti vicini a lui e cercheremo di dare la mano a lui e speriamo veramente sabato di fare un grande risultato per mister e soprattutto alla persona che se n'è andata. Ecco, c'è una leggenda che gira su di te,
che dice che tu resti tifoso di tutte le squadre dove sei stato a giocare. Sì. È vero questo? Sì, sì, sì. Perché io sono uno. Sono, se vado a una squadra, io tifo con la squadra al 100%, quindi cerco di sempre dare il massimo in campo. Poi alla fine speriamo che proprio questa Pescara possa raggiungere l'obiettivo importante. Non voglio dire niente, però chissà. Anche chissà, a fine maggio di promozioni comunque sì, l'ho fatto qualcosa, ho fatto con Lecce, quindi non voglio dire niente, il campo darà ragione, posso dire solo forza Pescara. Donato, per chiudere, così c'è un'altra sostituzione. Gabriele da internet, dal sito, ci dice: Bebè, fatti fare gli arrosticini da qui, si dice Pagatti, sono buoni, poi un bel bicchiere di vino e passa la paura. Benvenuto a Pescara, grande, un abbraccio. Grazie a voi. Ciao, grande. Ciao. Grazie. Sostituzione, esce Diamutene ed entra Nico. Un applauso anche a Nico. Con il numero 22 Gianluca Nicco. Sera. Buonasera, benvenuto su ForzaPescara.tv. Da casa potete scrivere, poi noi leggiamo le vostre domande. Prego Donato. Niente, Gianluca, è andata male sabato scorso, tu non eri in campo, come hai visto i tuoi compagni? È stata una sconfitta negativa purtroppo, però può succedere. Adesso noi dobbiamo solo pensare a sabato, che abbiamo una partita importante contro una squadra forte, e quindi dipende da noi, ci proveremo a vincere. Quindi è stata solo una disattenzione, insomma, sconfitta, anche perché la partita l'avevate quasi portata in porto, no? Sì, spero che sia una sola sconfitta e basta. Adesso purtroppo è successo per una disattenzione nostra. Sì. Loro non hanno creato tantissime occasioni, nemmeno noi, però sicuramente un pareggio stava più giusto. Gianluca, fammi fare il cattivello, che poi più che cattivello è realista. Dopo le buonissime prestazioni nelle precedenti due giornate, qualcuno è rimasto stupito del fatto che a Bergamo non si è sceso in campo. Beh, quelle sono scelte dell'allenatore. Io le... Ma tu te l'aspettavi di scendere in campo o hai intuito che magari era il turno di un altro? No, io non lo so, io mi alleno duramente tutta la settimana per cercare di essere titolare sabato questo non è accaduto, però non è un problema, io mi alleno come sempre al 100% e adesso spero di riuscire a dare una mano sabato contro il Varese. Ma in quale ruolo ti senti più a tuo agio? Centrale di centrocampo oppure nel rombo? Al posto di Gessa, come avevi giocato con la Triestina, tra virgolette, al posto di Gessa, ovviamente. Ma mi piace di più giocare a rombo, perché mi piace più attaccare, ho più possibilità di attaccare. A due in mezzo al campo va bene lo stesso, l'importante è giocare per me. Quando giochiamo col centrocampo a rombo, vedo che ti esalti nell'inserimento, anche perché sei molto bravo nell'inserirti, nell'attaccare lo spazio e andare addirittura alla conclusione, come è successo nella partita. Sì, perché sono due moduli diversi e con il rombo hai più libertà di attaccare, sì, essendoci un giocatore davanti alla difesa. Invece con i due centrocampo c'è più il compito di difendere e sì, pensare a difendere prima di tutto e poi ad attaccare. Luciano, se no liberiamo anche... Nico, se non ci sono domande. In conclusione a Gianluca chiederei, adesso c'è la partita con il Varese e poi in una settimana tre sfide importantissime: Torino, il recupero con l'Empoli e l'Albino Leffe. Qual è la partita più insidiosa secondo te? Ma sicuramente saranno difficili tutte e tre. Il Torino è un'ottima squadra, sta passando un momento delicato e speriamo che continui così, almeno magari riusciamo a portare a casa tre punti. Magari il Pescara gli dà il colpo di grazia. Speriamo, però dipende, bisogna vedere. Anche l'Albino Leffe è un'ottima squadra, ha fatto risultati importanti anche fuori casa e anche sono tutte partite difficili. Il campionato di Serie B è difficile, è strano e quindi dipende solo da noi. Quale avversario ti ha messo più in difficoltà di quelli che hai incontrato in questa stagione? Ma come mi dicono, come ha detto il mister, all'andata con la Triestina che ci giocava matute, che mi ha messo abbastanza in difficoltà, io forse non stavo al 100%, però per il resto pochi penso, spero.
Bene Gianluca, ti ringraziamo e ti lasciamo alla festa del club qua del Fino Pescara di Cepagatti. Grazie, grazie Nico, un applauso a Nico con noi questa sera. Un po' più forte questo applauso e poi ci seguono. Ci sono altri ospiti che stanno per arrivare. Vorrei dire a Federica Rogato che non ci siamo giocati, non ci siamo giocati tutti i bonus. Stasera ci stiamo giocando praticamente tutti. Però strappiamo. Un saluto va fatto doveroso, lo devo fare per sta arrivando Sebastiani, quindi se ci sono qualche domanda. Un saluto doveroso va fatto agli amici che ci stanno seguendo da Perth in Australia e da Toronto, tifosi del Pescara, il gruppo di Amsterdam che stanno scrivendo e vi salutano tutti augurando le migliori fortune a questo club. Buonasera e benvenuto in diretta a Daniele Sebastiani, per la prima volta con noi in diretta in esterna, è un'occasione come questa. Allora Sebastiani, si riaccende l'entusiasmo a Pescara, rinascono i club. Sì, questa è una bella occasione, noi l'abbiamo colta al volo, mi spiace solamente che questa sera siamo qua a festeggiare la nascita di questo club, magari manca il nostro allenatore che purtroppo è stato colpito da un grave lutto, magari ci poteva essere una giornata di festa maggiore, però sicuramente ci fa piacere perché riportare entusiasmo soprattutto nella provincia di Pescara è importante. È il primo club che nasce dopo il fallimento ed è anche il primo club che è tenuto a battesimo in diretta internet. Il secondo mi dicono, no? Secondo? Sì. Primo qual è? Quelli di Nocciano, è vero, Nocciano e Cepagatti. Evidentemente la zona è vicina alla zona feconda per la passione bianca. Sì, è molto vicina alla squadra, al Pescara. A noi fa molto piacere perché, ripeto, l'entroterra è sempre stato molto vicino al club biancazzurro e speriamo che ne nascano ancora altri da qui al prossimo futuro. All'inizio trasmissione avevamo Sembroni con noi ospite. Sembroni. No. Gianfranco, il quale poneva l'accento sul settore giovanile. Ci vuole illustrare il progetto che avete in cantiere sulla ristrutturazione del settore giovanile? Ma io sinceramente non so quale accento poneva Sembroni, però noi... Lui sosteneva che si è puntato ad avere il risultato, ma i risultati non ci sono stati, non si è lavorato bene insomma sul settore giovanile. Evidentemente ha in mente una cosa totalmente diversa da quello che abbiamo noi. Noi abbiamo puntato esattamente al contrario, ci siamo prodigati per dire ai nostri tecnici che non erano i risultati quelli che servivano, ma era... far crescere dei ragazzi che erano pronti per la categoria e non dei ragazzi da mandare in interregionale o in eccellenza. È quello che stiamo facendo e vi voglio solamente dire che nella giornata di ieri, mi sembra, in Portogallo, nella nazionale Under 16, sono stati convocati due nostri ragazzi, Savelloni e... Di Berardino, sì. Sono stati convocati nella nazionale Under 16 e su 18, mi sembra, 18 ragazzi, solo 4 erano della Serie B e dei 4 della Serie B, 2 i nostri ed erano tutti e due titolari. Quindi io penso che veramente stiamo andando nella direzione opposta a quello che qualcuno magari pensa. Forse si riferiva più che altro ai risultati che la squadra primavera non sta ottenendo, ma credo che... Poi nel mese di gennaio molti sono partiti, no? Sono andati a farsi le ossa in Serie C2, in Serie C e in Serie D. E questo va proprio nella direzione contraria a quello che dicevamo prima, perché noi non vogliamo arrivare ai risultati avendo ragazzi del 90 o del 91, perché sarebbe anche troppo facile. Vogliamo arrivare ai risultati con dei ragazzi che magari anche non fanno subito il risultato, ma che possano essere poi pronti per la prima squadra. Noi dobbiamo, è brutto questo termine, ma dobbiamo produrre giovani per la categoria dove stiamo. Produrre ragazzi che poi possono andare a giocare in categorie inferiori non porta nulla alla società, ma non porta nulla in generale, quindi al movimento nella sua globalità. La categoria dove siamo è la Serie B.
questo mese di febbraio con quattro partite delicate, la trasferta di Torino che inframezza tre impegni interni, Varese, il recupero con l'Empoli e l'Albino Leffe. Queste quattro partite saranno lo spartiacque per l'obiettivo del Pescara, al di là delle dichiarazioni salvezza tranquilla e il resto. Passato questo mese e condotto questo mese in porto nel migliore dei modi, si può guardare a qualcosa in più? Beh, è chiaro che alla fine di queste quattro partite quali saranno i risultati, poi magari tracceremo la strada per il futuro. Il nostro obiettivo non l'abbiamo mai tenuto nascosto, noi puntiamo a una salvezza tranquilla, ad un campionato, come amiamo dire noi, dignitoso. Quindi le squadre dietro che iniziano a correre non preoccupano? No, ma dicevo questo, è chiaro che noi prima di tutto ci guardiamo alle spalle, quindi dobbiamo tenere presente che nel girone di ritorno in Serie B tutte le squadre che magari nell'andata hanno fatto meno bene cominciano a correre, cominciano ad avere risultati, e comunque questo sta avvenendo. Noi innanzitutto dobbiamo guardare dietro di noi e poi magari pensare a qualcosa di più. Al di là del parlare del salvarsi oppure di ambire i playoff, cos'è che manca a questo Pescara concretezza, cattiveria per portare un risultato utile da trasferte come ben giocate come quelle di Siena o di Bergamo con l'Atalanta? Ma per quanto riguarda Siena forse mancava... Al di là degli episodi. Sì, a Siena è mancato sicuramente un arbitro più attento e forse il risultato lo portavamo a casa. A Bergamo c'è stato questo gol preso così un po' con disattenzione, forse con un po' di leggerezza, ma il Pescara ha ben giocato e sicuramente meritava di uscire con almeno un punto, di portare a casa un punto. Ecco, Donato, scusa, sono commenti che arrivano, noi li leggiamo come li vedono i nostri amici online, vai, sulla vai. Pagina, c'è Alessio Ballone che dice, simpaticamente perché ci sono i sorrisi, dice Sebastià, pure se non sei simpatico a tutti, per me si nufregne, dice questo. Ma noi, io penso che prima di tutto non dobbiamo essere simpatici, dobbiamo fare il bene del Pescara, che è il motivo per il quale siamo entrati in questa società. Poi la simpatia o l'antipatia, non possiamo essere simpatici a tutti sicuramente. No, lui lo dice con ironia, scherzo. Ma a proposito di simpatie e antipatie, che poi lascio il tempo che trova, sfatiamo anche il tabù secondo il quale è luogo comune che lei ha un po' il braccino corto, mentre Peppe De Cecco invece è più di manica larga. Diciamo che siete d'accordo su tutto, quindi sì, è normale che uno la pensa in un modo e non nell'altro, però poi si decide collegialmente. Sfatiamo questo tabù perché è importante. Sì. Non sono io che ho il braccino corto, non è De Cecco che ha il braccino più lungo, perché ecco, vedi? 100 iscritti hanno raggiunto già 400, quindi già 400 stiamo avanti qua. Ah, diciamo anche che il Barralè è abilitato per la vendita dei biglietti. Sì, vendita dei biglietti per le partite della Pescara Calcio, sì. Allora, siccome qui abbiamo visto sole, sky, eccetera, ok, magari quando si gioca fuori, ma in casa il Pescara... Si va allo stadio quando stiamo in casa. In casa si va allo stadio. Qua è chiuso tutto. No, sta aperto. Quindi è vietato, non si può venire per... Allo stadio e basta. Per le altre cose sul club chiamate il presidente, che ce l'abbiamo a posto, sennò chi fa? Allora adesso ce lo chiami tu, così poi concludiamo con lui. Presidente! Puoi venire qua per piacere? No. Vieni qui, così chiudiamo, iniziamo a chiudere in bellezza. Intanto vedo il direttore Lucchesi che sta, grazie. Grazie a voi. Ti rivedi tutto con calma. Sì, avete onorato della vostra presenza. Ma che scherzi. Eccoci qua, sempre in diretta su Forza Pescara TV, il presidente del club è lui, che si chiama... Alessio Gabriele, allora tu resta qui. Perché così adesso facciamo arrivare, noi lo sentiamo sempre telefonicamente, devo dire che con noi di ForzaPescara.tv è sempre molto gentile e disponibile. Poi stasera l'occasione è buona per averlo in diretta sul nostro sito dal vivo,
io ho detto il suo intercalare francamente e hanno capito tutti di chi di chi stiamo parlando. Buonasera Fabrizio Lucchese, un applauso anche per il nostro direttore. Prego ragazzi. Direttore, ben trovato in questa location particolare, il Delfino Club di Cepagatti. Nonostante la brutta notizia della giornata, comunque la passione biancazzurra si fa sempre sentire. Sì, sì, la vita va avanti e questa è la dimostrazione del calore, dell'affetto, della grande partecipazione che gli sportivi hanno nei confronti della nostra squadra, della nostra società. Peccato, l'umore non è dei migliori, però devo dire l'entusiasmo delle persone è vivo ed è giusto alimentarlo e mantenerlo tale. L'ultimo regalo di Lucchese al Pescara è stato, in ordine di tempo, Giacomelli. Che opinione si è fatto di questo ragazzo in base alla prestazione di Bergamo? Sì, ha dimostrato di integrarsi subito bene, anche se è un ragazzo giovane, bisogna non caricarlo troppo di pressioni. È un'opportunità in più che l'allenatore ha, il ragazzo noi ci auguriamo sia di promettente e ha talento, diamogli tempo di crescere perché ha 20 anni, insomma. Però il ragazzo c'è, oggi ha fatto bene nel nazionale, ha fatto 2 gol, quindi è sulla strada giusta. Direttore, tornando alla partita di sabato, quanto l'ha fatto arrabbiare quel gol di Marilungo? Quanto mi ha fatto arrabbiare? Il gol di Marilungo. Mi ha fatto arrabbiare, come ha fatto arrabbiare tutti. Ci ha amareggiato più che poi alla fine arrabbiato, purtroppo è stata una partita quasi perfetta sul piano tattico dell'applicazione, i ragazzi hanno fatto una prestazione straordinaria tenendo conto del valore dell'avversario e purtroppo una disattenzione è stata fatale. Quando giochi con quelli bravi però lo devi mettere nel conto, non gli devi concedere nulla, purtroppo ci servirà per esperienza per il futuro, è chiaro che è un po' brucia. Diciamo quindi che la differenza tra il Pescara e queste squadre che stanno prima in classifica come l'Atalanta, il Siena ed altre è proprio questa, cioè l'attenzione nei 90 minuti e forse la cattiveria e una soglia comunque di attenzione elevata durante tutto l'arco della partita. Ma guarda, non me la sento di mettere la croce addosso alla squadra perché purtroppo ci può stare un momento di difficoltà, non ci dovrebbe stare, ma se non ci fosse le partite finirebbero sempre 0-0, no? È chiaro, quando giochi con quelli più bravi ti puoi permettere di sbagliare di meno. Quella era una partita che se terminava pari era un risultato giusto secondo me. Il girone di ritorno è iniziato col piede sbagliato, un solo punto in 3 partite disputate, ovviamente c'è il recupero con l'Empoli da disputare e sabato c'è un test molto importante con un'altra delle matricole dei miracoli insieme a Novara e a Pescara, appunto il Varese che ha addirittura la miglior difesa della Serie B, però di questi 16 gol incassati 12 li ha incassati in partite esterne, un buon segnale di speranza per il Pescara. Guarda, io non amo fare tabelle, non amo fare verifiche perché lasciano un po' il tempo che trovano, però se vogliamo per un attimo seguire il tuo ragionamento, in questo momento il Pescara dopo alla quarta di campionato a un punto meno delle prime 4 partite del girone d'andata, che poi si è chiusa a 31 e con una partita con l'Empoli da disputare, quindi in teoria siamo a meno 1 rispetto alle prime 4 partite dell'andata con una partita da giocare, quindi ripeto, è sempre un'analisi secondo me parziale, però non è che voglio dire un punto, 2 punti cambia qualcosa, l'importante è che la squadra stia facendo bene in termini di prestazione, in termini di impegno. Non abbiamo ancora forse lo smalto, avevamo a Novara, dobbiamo ritrovare quella continuità lì, però la squadra sta dimostrando che quello sta facendo è tutto, merita forse qualcosina in più di quello che ha raccolto queste partite. Varese, sono d'accordo con te, è una partita molto difficile, ma voglio dire, quali sono le partite facili oramai? Partite facili non ce ne stanno. In conclusione una piccola provocazione, visto che l'obiettivo rimane sempre quello della salvezza e nient'altro, tutti gli scontri diretti sono fuori casa: Sassuolo, Portogruaro, Ascoli, Modena, Piacenza e via discorrendo. È un handicap? No, sono partite uguali alle altre. Sarà un problema loro dove ricevere un Pescara e Vofal Punti anche sui campi esterni. Grazie direttore. Grazie direttore, grazie al direttore Fabrizio Lucchese. Il presidente. Se mettete così in gola, il presidente del club Federica, vieni qua.
e questa volta la puoi fare, questa sera vieni Federica, vieni vicino a me, vieni vicino a me, è l'occasione di un club, quindi ti ringraziamo anche te, il presidente del club, così chiudiamo con lui, se me lo fate venire urgente. Allora, innanzitutto grazie a Federica Rovato, stasera con noi presente, noi lo ribadiamo, era tutto già programmato, quindi siamo assolutamente vicini a mister Di Francesco. Però tu da detto stampa che segui un po' tutti, gli umori, i calciatori, i tifosi, insomma sta ritornando questo entusiasmo, è una cosa bellissima. Assolutamente sì, è una cosa bellissima, per noi non ce l'aspettavamo tutto questo calore. Saluto Soddimo che mi fa le boccacce mentre parlo nel frattempo. Tra l'altro c'è un discreto appetito, due ore che stai davanti alla porchetta e cosa se ne va. No, veramente vogliamo ringraziare Cepagatti, tutti coloro che sono intervenuti qui questa sera per stare vicino alla squadra, per stare vicino anche a Eusebio e alla sua famiglia che, come abbiamo già detto, vivono un momento di sofferenza. E comunque ringraziamo veramente tutti e grazie per la serata. Grazie Federica, grazie, adesso vengo lì tra un po', beviamo qualcosa insieme. Vieni Michele, sì, vieni anche tu, così chiudiamo con loro. Il presidente si è dileguato praticamente, dov'è? C'è il papà del presidente, no? Signor Antonio. Signor Antonio, allora parlavo prima con Michele, dicevamo che questo era già un punto di aggregazione per Cepagatti, adesso lo diventa ancora di più con l'aggiunta del club del Fio Pescara Cepagatti. Certo, ci siamo impegnati molto a fare questa realtà, grazie a molti amici che ci hanno seguito, maggiormente ecco Michele che ci ha dato, si è impegnato tantissimo, che lui già aveva esperienza in questo campo, ma anche altri amici che ci hanno sostenuto. Veramente ci possiamo ritenere soddisfatti e cerchiamo di proseguire su questa strada per farlo sempre più grande. Grazie a tutti, di tutti quelli che sono intervenuti della Pescara Calcio. Un piccolo pensiero per il ragazzo purtroppo che è scomparso, che il padre è anche un amico caro che abbiamo lavorato insieme. Un saluto a tutti, grazie. Ciao Michele, due parole per chiudere. Allora, intanto ringrazio tutti i miei collaboratori. Dammi direttamente il primo, ok? Ecco, tieni pronto che dobbiamo chiudere con l'inno, quindi tra un po' cantiamo. Giro di qua Mauro, perché dobbiamo far vedere che lui hanno fatto questa cosa particolare. Mi dico la croce sulla seconda camera, cioè. Ecco qui, stiamo vedendo. Questo è il vino del Fino Pescara che tra un po' berremo tutti quanti, sono alcuni che già lo stanno assaggiando, grazie, passiamo tornare con la totale. Avete fatto le cose in grande, insomma, bella cosa. Abbiamo fatto le cose in grande, ringrazio la società della Pescara, Andrea, Leo, Luigi, tutti quanti della Pescara Calcio che ci hanno dato una mano. E poi siamo arrivati a 110 tessere in due settimane. Non con l'abbonamento allo stadio, 110 tessere in due settimane. E comunque sabato tutti allo stadio! Grazie a Luciano di poter pensare, grazie Donato, grazie, buonasera, c'è la statua, sì, falla vedere la statua se qualcuno ce la porta. No, quello lo facciamo con l'altra telecamera, adesso vorrei questa morresca che c'è sempre qui, perché noi siamo in diretta, salutiamo i tifosi da tutto il mondo che ci stanno vedendo, e quindi a questo punto un club bianco-azzurro che hanno inaugurato con l'inno, a voi l'inno, grazie a tutti quelli che ci hanno seguito su Forza Pescara TV, ciao gli esperti! Yeah.
no?